Cari amici, buonasera. Un aggiornamento circa questa ondata di caldo che ormai abbraccia gran parte dell'Italia, ma soprattutto il meridione. Oggi i modelli hanno fatto un lieve ritocco circa la fine e la data di fine di questa ondata di caldo. Resta la pausa del 26-27 giugno, ma secondo i modelli potrebbe poi seguire un'altra breve ondata di caldo sempre africano. Ma andiamo con ordine. L'ondata di caldo andrà avanti, come adesso, fino al 25 giugno, con l'anticiclone africano tra i piedi che ricoprirà soprattutto il centro-sud dell'Emilia e la Romagna. Meno invasivo invece l'africano su Piemonte, Lombardia e Liguria. Ma lo stop previsto al 27 giugno è stato in realtà anticipato al 26 giugno, sempre per l'arrivo dal circolo polare di un vortice nord-atlantico di bassa pressione colmo di aria relativamente fredda. Ma la parte più fresca di tale vortice, purtroppo, che fino a ieri sembrava destinata all'Italia, in realtà sembra che scivoli invece verso la Spagna. Comunque l'arrivo attraverso i Balcani di più fresche correnti ridurrà ovunque di 4-5 gradi le attuali roventi temperature massime. Parliamo allora delle temperature massime previste nei prossimi 7-8 giorni. Tra il 22 e il 25 giugno le temperature massime saranno appena sopra 30 gradi su Piemonte, Lombardia, Triveneto, 33-35 nelle zone interne del centro dell'Emilia, 37-40 su zone interne di Puglia, Lucania, Calabria e Isole Maggiori, sotto 30 gradi su gran parte delle nostre coste. Tra il 26 e il 27 giugno calo delle temperature massime, soprattutto sulle regioni adriatiche e al sud, valori nelle zone interne delle temperature massime intorno a 30-32 gradi al nord, 30-34 al centro-sud, 25-30 lungo le coste. Ma poi, ed è qui la novità odierna, tra il 28 e il 29 giugno potrebbe ritornare l'africano e le temperature massime nelle zone interne potrebbero raggiungere di nuovo valori di 32-35 gradi su Toscana, Umbria, Lazio ed Emilia, 33-37 al sud, con punte ancora di 40 gradi su interno della Puglia e interno della Calabria. Infine, il 2 luglio è previsto un nuovo calo definitivo delle temperature su tutta l'Italia e quindi la fine probabile dell'ondata di caldo.